un convegno dedicato alle eccezioni sollevate dalla Corte Costituzionale riguardo alla legge regionale numero 5 del 2008. Una legge proposta dal gruppo La Sinistra per regolamentare in maniera più efficace un sistema importante e fondamentale per il corretto funzionamento della sanità campana, attraverso una modifica delle specificazioni concorsuali per la dirigenza di primo livello negli ospedali. Relatori della conferenza, il coordinatore dei precari campani Eugenio Benvenuto e il capogruppo di Sinistra e Libertà Antonio Scala. Oggi presentiamo una legge di stabilizzazione che riguarda la dirigenza di primo livello nella sanità campana. Era già stata presentata una legge l'anno scorso, impugnata dal Consiglio dei Ministri, e è stata ripresentata perché la consulta, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge doveva essere rettificata su alcuni punti, e quindi prontamente l'onorevole Tonino Scala, Angelo Giusto e Antonella Cammardella hanno presentato un nuovo progetto di legge che dovrebbe essere approvato nei prossimi mesi. La precedente legge era stata già approvata all'unanimità da maggioranza e opposizione, perché rappresenta questa legge un progresso e un atto di civiltà nei confronti dei precari, oltre a, ad essere una legge utile per la sanità campana, in quanto rappresenta uno strumento per conservare le competenze, per diciamo mantenere quella ricchezza che si è maturata con le esperienze dei medici, biologi, sociologi, di tutta la dirigenza, una importante ricchezza che non deve essere dispersa, e l'unico sistema per conservarla è proprio stabilizzare questi precari. Regolamentare, diciamo, la situazione. Certo, rendere stabile in maniera tale da poter favorire quei circoli virtuosi che un tempo si creavano, quelle scuole specialistiche che in giro per nel sistema sanitario regionale costituivano dei punti di eccellenza e che devono essere preservati per il bene collettivo, oltre al fatto che questa legge rappresenta un atto dovuto nei confronti di tanti professionisti che si sono impegnati per anni nel sistema sanitario regionale. La questione sui precari ormai sta diventando una vera e propria storia infinita, perché noi abbiamo approvato una norma lo scorso anno che tentava di introdurre un criterio che in altre regioni avviene non con una legge regionale ma con una delibera amministrativa, ovvero la stabilizzazione dei precari nel mondo della sanità. Su questa legge siamo dovuti reintervenire con un'altra norma, perché alcuni funzionari avevano tentato di bloccarla, quindi l'abbiamo riscritta dopo pochi mesi dall'approvazione della finanziaria dove era contenuto questo testo di legge. Dopo l'approvazione il governo Berlusconi, nelle persone di Brunetta e Sacconi, hanno impugnato la norma, perché oggi c'è una vera e propria caccia alle streghe, c'è una vera e propria rivolta nei confronti dei giovani precari, come se precario fosse una brutta parola. E c'è stata una sentenza da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo una parte della norma, quella che riguarda i dirigenti. Però è bene che i telespettatori sappiano che quando parliamo di dirigente parliamo semplicemente di medici, quindi parliamo di coloro i quali dovrebbero portare avanti i reparti nella nostra sanità. Il problema serio e sostanziale è che se non si stabilizzano anche i dirigenti, quindi i medici, noi dovremo chiudere gran parte dei reparti, perché con il patto di rientro non c'è la possibilità di poter bandire nuovi concorsi, e quindi si rischia di chiudere i reparti, perché stabilizzando solo esclusivamente gli infermieri, i portantini, non c'è la possibilità di mantenere aperto un reparto. Manca la testa, diciamo, dirigenziale della struttura sanitaria. Il problema serio è questo, e il dramma, come già dicevo all'inizio, è che nelle altre regioni il tutto avviene con una delibera amministrativa. Nello Stato unitario, dove non è ancora entrato in vigore il federalismo fiscale, ci sono due pesi e due misure. Oggi noi tentiamo di porre un rimedio con una legge che recepisce le istanze della Corte
costituzionale, ma stabilisce anche quali devono essere i criteri per la stabilizzazione dei dirigenti e dei medici, perché si arriverebbe ad un paradosso: noi manterremo aperti i reparti solo esclusivamente con gli infermieri e, per fare un esempio, noi potremmo avere in un laboratorio solo esclusivamente l'infermiere che fa il prelievo e poi non si potrebbero fare le analisi su quei prelievi. Quindi oggi, nel mentre il governo nazionale tenta di mettere le mani sulla sanità campana, noi tentiamo di porre un rimedio e tenteremo con questa norma di dare un percorso prioritario, tentando di accelerare e arrivare in pochi mesi all'approvazione per ridare giustizia e dignità a tutti i lavoratori della sanità campana.